Allora, oggi giustamente come si vede scopriamo le canzoni di Resina, sì. E devo dire che secondo me ho fatto dei colori molto 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 carini. Quindi adesso scopriamo un po'. Vediamo un po', prima partiamo. Direi di partire subito dalle tartarughe, che come ben sapete ci metto dentro la resina, quella che mi avanza. Ho vicino gli stampi, li metto nella tartaruga. Abbiamo questa, che adesso devo far capire di fare il maestro fuoco davanti. Ok, mi dombro anche il telefono, capisco perché. Molto bene, partiamo bene. Ok, non lo so. E poi c'è anche questa. Ok, praticamente al contrario le fate. Sono dalla stessa cucciolata, ma questa è un po' più scura. Sono carine, dai. Bene. Poi ho fatto questa, vediamo un po'. Questo è il baiocco. Questo è lo stampo che ho fatto io da un biscotto. E qua non si capisce molto. Sono uscite un po' di bollicine, però va bene. Se sentite che ho una voce un po' strana è perché ho il raffreddore, scusate. Adesso vediamo questo, che ho fatto di un sacco di colori. Vediamo. Li ho mischiati abbastanza. Magari si vede qua, qua e qua. Se non si vede da che sono tanti colori. Ok. Che fatica a parlare, ragazzi. Bene. Ora vediamo Minnie, che ho fatto rossa e gialla. O no, rossa e oro. Oh, bellissima questa! Davvero bellissima! Wow! Oh, arancio! Ma questo è arancio, perché poi ho fatto anche l'oro. Tipo, so di aver messo qua l'oro in stitch, quindi adesso vediamo effettivamente. Sì, è l'oro questo, l'altro è arancio. Vediamo. Oh, che bello! Mi piace molto. Sì. Oh mio Dio. E poi ho fatto anche questo stitch verde e giallo, sì. E blu. Oh, questo è bellissimo. Questo mi piace davvero molto. Oh, che bello. Che bello, che bello. Poi vediamo un po' che cosa scoprire. Questo ci ho messo un sacco di colori, tipo 3, 4, boh. E adesso lo vediamo. Bello, è molto molto particolare, bello. Poi qui i dettagli praticamente quando si colorano sotto si vede davvero poco in questo, in questa creazione tesa, non mi viene il nome, scusate. Oddio, sono ridotta malissimo. Poi abbiamo un check. Qua ho fatto verde e nero. Look, look. Ta-da. Oh, è meravigliosa. Wow, sembra una galassia verde. Wow, per adesso questa è la migliore, cioè bellissima. Wow. Complimenti a Jack. Vediamo i delfini. Ho cercato di fare un sacco di sfumature comunque in tutte. Allora. Dietro pensavo fosse venisse così perché è molto carina dietro. Davanti invece è bella, a parte che sembra una pizza effettivamente. È molto molto bella. Veramente. Complimenti. Oh, sono curiosa di vedere questo che ho usato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, forse 7, 8 quel, perché mi sa che questi sono diversi. Boh, vediamo. Ecco. Vediamo. Lo stregato. Oh, c'è bellissimo! E i colori sono rimasti praticamente come li ho messi più o meno, sì, dai, ci sta. Wow! Bello, 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 bello. Ok, mi sta andando via la voce. Scusate. Vediamo questo. Tutta blu. E poi questa. Voce dove sei? Torna da me. Oh, questo è bellissimo. C'è un velo qui. Bella. Parlo poco perché non ho voce, scusate, mi sta andando via. Ok. Poi prendiamo questi qui, minuscoli. Ma che carino.
Ecco, qui doveva essere solo di due colori e mi è caduta una goccia di verde, quindi va bene. Ok, che fatica. Poi ma porca puzzolina, dov'è la mia voce? Tiriamo fuori il panda. Praticamente ho fatto molte accoppiate gialle e rosse, a quanto pare. Vediamo. No, è bellissimo. Dai, qua sembra arancio. Giallo, arancio, ci sta. Mi piace. Molto bello il panda. Però il panda e Jack sono quelli che mi sono di più. Bene. Bello, bello. Che è successo lo stampo? Abbiamo la spilla di Sailor Moon che ho fatto gialla, perché questo giallo che ho fatto mi piace davvero tantissimo. È superfluo. E quindi ho voluto farla solo gialla. Molto molto bella. E poi c'è questo qui che ho fatto tutto viola. Qua non ho fatto i mischiotti. Molto carino questo viola che ho fatto, che potrebbe essere proprio una pietra. Che poi dietro ci ho messo altri colori per mischiare, ma a quanto pare no. Invece questa pietra l'ho fatta unendo tanti tanti colori. Oggi è bellissima. Wow. Questa non c'entra. Molto molto bella. Ok. Ah, poi sono molto curiosa di vedere questo fiorellino che ho messo, che ho messo il fucsia. Ma poi ci volevo fare tipo l'effetto anche verde. Non lo so, vediamo. Oh, che bello, mi piace. Mi piace davvero. Che bella. Oh, soddisfazione. Wow, veramente bella. Ok, non ne mancano molte, così poi torno a stare zitta. Allora, cioè, se l'ormone che fosse qua l'ho fatta tutta colorata. Oh, che bella. Che bella è. Ecco, se qua avessi messo il giallo forse sarebbe stato un po' più carino. Però vabbè, molto molto bella. Sì sì. Ok, poi abbiamo Minnie. Allora, questo doveva... Ah, poi comunque i due colori di questi si dovrebbero illuminare al buio. Il rosso sono sicura e mi sembra l'arancio, quindi va bene. Forse, poi devo fare le prove, perché ho messo anche tanto pigmento colorato, quindi magari non lo so. Molto molto bello. Ok. Fatto, aiuto aiuto aiuto, questo cameo qui con tantissimi colori anche qua, guardate. Adesso lo vediamo davanti piano, perché questo stampo qua sta leggermente andando. Ok, si è staccato, vedete, ormai è lì. Oh, che bello, che bello. Praticamente la frase della settimana, forse è una frase che ho già fatto, è quanti glitter, perché ne ho usati davvero tantissimi. Poi ne abbiamo ancora due. Abbiamo la caramella che ho voluto rifare perché mi è piaciuta molto l'altra volta, ancora rossa. E adesso la vediamo. Ah, sta andando qua. E va bene. Renaccio, è andato. Vediamo. Che bella, sì sì, mi piace. Mi piace molto. E adesso finalmente è il momento di scoprire lo zenzino. Ok. Vediamo. Olè. Oh, che carino. Sì, è bellissimo, mi piace. No. Ecco, devo sistemare l'occhio, solo questo, un po' anche questo. I dettagli, a parte gli occhi, mi piacciono molto, ovviamente poi devo sistemarli tutti, riempirli tutti. E niente, direi che mi piace molto questo zenzino e si illumina al buio, sì, cioè in teoria sì. Sì, sono sicura, forse, sì, sì, poi controllo. Allora, queste sono tutte le creazioni di questa settimana. Devo dire che, aspettate, mi piace molto Jack, il fiore, questo, beh, il zenzi, ovvio, le tartarughine, ovvio, ma mi piacciono davvero molto 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 tutte come sono venute.
Quindi adesso tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate di queste creazioni e soprattutto qual è la vostra preferita. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!